Signori, siamo a Jeddah. Abbiamo un punticino. Non è male. Oscar Piastri in a zero. Che fai? Vuoi che siamo messi male? No, siamo messi benissimo. Manca un minuto, solo un minuto alla fine. Lo sappiamo, ingegnere, lo sappiamo. Dai, forza Shumi. Prendiamo un po' più in là. Dai, già ci stiamo migliorando, va benissimo. Qua possiamo fare meglio in gara. Possiamo entrare molto meglio in gara. Quanto grip, alziamo un po' qua. 30 secondi. Voglio farla ancora meglio. Ho dovuto usare un po' di batteria perché ho perso un po' di velocità, ma è un fucsia. È un fucsia, attenzione qui che prima l'avevamo persa. 8 decimi sotto, un secondo sotto. Devo tenere questo ritmo. Devo tenere questo ritmo, si migliora 1.26.6. Ci miglioriamo tanto, tanto, tanto. Quasi track limits. Usiamo tutta la batteria ora. Usiamo tutta la batteria ora. Forza Shumi. Potrebbe essere una grossa pull. Prima 100 metri, mettiamo la quarta. Usiamo tutto il cordolo in ultima curva. Full di acceleratore e ci miglioriamo ancora. Basterà? Basterà 1, 4 e 3. Non so se è pole, però mi sono doppio fucsia. Let's fucking goski, ragazzi. Buono. Siamo pronti, aspettiamo che si posiziona la kick di Zhu e Sergiant, che stanno in penalità. Stranamente anche con la penalità sono ultimi. E si parte, 3, 4, 5. Non facciamoci battere in partenza da Norris, che potrebbe essere un gran problema. Partito abbastanza bene Norris, ma pure noi siamo partiti abbastanza bene. Freniamo dopo al cartello, al display, buono. Teniamo la prima posizione, ma attenti alla benzina. Attenti alla benzina e soprattutto al carico che abbiamo, perché sarà a tosto. Un po' lunghi, ma va bene, va bene, va bene. Ho sbagliato io, mi attacca Norris, va bene. Ho perso io il punto di corsa e Norris si deve accodare. Guarda quanto pattiniamo, Norris, non ti puoi attaccare a me. Norris, non ti puoi assolutamente attaccare a me. Quanta differenza, quanta differenza. Devo capire come erogare la batteria. Devo capire come erogare la batteria perché sono molto veloci, bro. Tanto, tanto veloci. E le gear con le soft, voglio vedere cosa combina il mio compagno di squadra. Spero arriverà secondo e non primo. Quando arriverà il DRS sarà un bel parto. E la benzina già inizia a crollare tanto. Già inizia a crollare tantissimo. Buono il primo giro comunque, buono, buono, buono. No, no, secondo me il carburante è giusto, raga. Secondo me il carburante è giusto. Guarda quanta velocità hanno. Non so se è un problema di ali o di batteria. Voi che dite, ragazzi? Non voi... Cos'è che li fa andare così tanto veloci? È incredibile come in qualifica siamo dei missi e in gara siamo lentissimi, di velocità. Solo nelle zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto. Primo track limits al secondo giro, ottimo. Ho fatto un po' troppo in curva 1. Perché mi attacca subito. Se non mi passa qui, mi passa la prossima curva. Ma io lo faccio passare qui e faccio come Leclerc. Sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Mette addirittura la terza, calmi. Mettiamo hotlap. Siamo lunghi, passiamolo, mettiamo la seconda, mamma mia. Pur di frenare in questo circuito, 2.90 di benzina, sta calando. Sta calando, più aggiornamenti. Ok. No, non me, vabbè, sì, tanto meno, tanto questo qui non ti sta zitto comunque. Ingegnere, parla. Va bene. Mamma mia, quanto è stabile in queste curve. Secondo track limit siamo già al terzo giro. Mamma mia, raga. Veramente complicato. Vediamo sempre che qui Norris è davanti. E va a finire così. Mentre siamo io e te. Ale, ale, ale.
Usiamo Hotla per andare a ripassare Norris. Vuole l'interno, ci difende l'interno. Ma lo vogliamo provare a prendere? No! È stato un piccolo problema. Suggerisco una sosta ai box. È stato... Sì. Stay positive. Safety car in pista, riduci la velocità. Sembra che è stato un piccolo problemino tecnico, diciamo. Ma piccolo, eh. Molto piccolo, porca miseria. Tutti ai box. Tutti ai box. Cioè, io sto aspettando Leclerc che sta aspettando la McLaren che sta aspettando la Aston Martin. Va benissimo. Va benissimo, non c'è nessun problema, tranquilli. La gara è apertissima. La gara è apertissima. Ho sbagliato io, è stato un mio errore. Forza Schumi, forza, forza, dobbiamo fare il comeback della vita. Primo settore usiamo tutta la batteria, già da ora. Già da ora usiamo tutta la batteria. Dato che poi sono lenti e dobbiamo recuperare. Abbiamo tutta la batteria e provo a passare pure in mezzo a Sergian. Dentro. Ricordiamo abbiamo due track limits, Facciamo attenzione. Dobbiamo mettere in temperatura le gomme, freniamo molto prima. Se mettete temperatura di hard è molto complicato, soprattutto in questo settore. Aggressivi. Mentre un certo range. Dato che non sono ancora in temperatura. Nessun problema alle gomme, continua. Grazie, ingegnere. Dentro Tsunoda aggressivissimo. Aggressivissimo Schumacher. Okay, ha visto il buco e si è infilato. Mi stavo per infilare pure qui, ma meno male avevo 55 di bilanciamento, se no sbinnavo. Buono, buonasera Federico. Guardate che distacco da quelli davanti a questi dietro. Sono uscito fortissimo. Devo provare a passare, Sainz è quindicesimo, incredibile. Si è ribaltata un po' la classifica comunque, eh. Sanno in ricarica, passiamo, 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 passiamo e sanno in ricarica. Non so dove mi sono infilato. Non so dove mi sono infilato e c'è Zucca andato lunghissimo. C'è Zucca andato lunghissimo, buonissimo. Mi sono infilato in mezzo a tre piloti, cavolo. Ora abbiamo Berman da passare qua davanti. E chiedo pure Perez. Okay per il DRS. Okay, buonissimo. Distanza dal compagno di scuderia. 5,1 secondi. Ma non è mia quanto è lento Perez. Tutto bene? Hai rotto l'ala? Mettiamo nessuno, almeno ricarichiamo. Che mi sembra... abbastanza lento, sto per sbinnare. 55 va benissimo comunque di bilanciamento per ora. Facciamone andare via che qui in questo punto dovremmo infatti recuperare. Ho dovuto pure frenare. Alcune informazioni su Albon. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Ma guardate davanti a me, devo alzare, devo alzare. Ok Michael, quel danno all'ala anteriore è un bel problema. Dobbiamo starci attenti. Fai di tutto per proteggerla. Ingegnere? Il danno sei tu. Il danno è cerebrale, frate. Il danno è cerebrale, frate. Condizione veicolo. Nessun problema alle gomme da riportare. Non c'è nessun danno. Quale danno? Mi dici? Ok, questo è il distacco dall'auto di fronte. Due. Ma di che danno parla, chat? Vediamo e combiniamo. E qui davanti c'è una stake. Usiamo tutta la batteria. Usiamo tutta la batteria che poi ci mettiamo dietro la stecca che è lenta e guadagniamo. E quei davanti stanno perdendo tanto tempo tralasciando Verstappen. Usiamo tutta la batteria, tutta la batteria, tutta la batteria, tutta la batteria. Tutta la batteria. Dentro, su Ricciardo. Ce l'ho tra più a Sir Russell. Devo stare davanti a Ricciardo. Buono. Mettiamo in rotazione nessuno. E vediamo che combiniamo. Loro vanno tanto sul controllo iniziale. Io se ci vado perdo. Batteria per passare Piastri. Mettiamo media e proviamo a passare. No, devo mettere Hotlap. Non riesco a tenere il loro ritmo qua davanti.
Bottas che lotta con tutte le sue forze. Veniamo tutta la scia, vedo quelli davanti. Usiamo tutta la batteria per agganciarci a questi che sono qui davanti, che è proprio il podio. Incredibile vedere Hulkenberg sesto comunque. Un po' lungo ma va bene. Prendiamo leggermente dopo i 100, ma un millisecondo dopo dentro prendiamoci la sesta posizione. E qui davanti c'è il podio. Qui davanti c'è il podio. Bella Raffa, tutto bene. Tu come stai, bandiera gialla? Chi è? Ben fatto, hai raggiunto l'obiettivo. Ottimo lavoro. È Hulkenberg. È stato bandiera passato e non ha retto la, non ha retto il confronto. Hulkenberg è ritirato, però niente safety. Signori, se dovesse uscire una safety, boxiamo per delle medie. Nico Hulkenberg è fuori dalla sessione, niente safety car, buono. Mi viene a dire buono in verità. Facciamo il giro veloce, c'è dietro qualcuno e sta esplodendo. Giro veloce, giro veloce. Giro veloce di Ciumi, ottimo. Non so chi è che sta esplodendo, ragazzi. Una McLaren, è Piastri? Oscar Piastri è fuori dalla sessione e non c'è un'altra safety car. Che fortuna. Niente, Verstappen allora, decide di non farlo prendere. Quanta velocità questo assetto, ragazzi. Quanta velocità questo assetto. Vanno in ricarica, mi infilo su uno. Attenzione a Stroll, non rompiamo la... Oh mio Dio, quanto ho dovuto frenare. Ho fatto una cavolata. Alonso, non mi dare le pacche. La do io sul sederino, eh. Bandiera gialla, no, era Piastri. Recuperiamo batteria dentro su Alonso. Quanto frenate. Ho visto pure una striscia bianca di Leclerc che ha provato a passare Norris a gomma media. Chissà quanto gli droppa. Quando gli droppa. Leclerc va in recupero. Attenti alla frenata. Finiamo. Dentro sempre solo davanti. Mi prova a rompere l'ala. Rischia di entrare di traverso ma sono avanti. Proviamo ad andare a prendere il podio immediatamente. Passiamo solo. Prendiamo l'interno come di Mattia alla Max Verstappen. Dentro. Sinistra, destra. Dov'è Stroll? È dietro. È dietro, dentro. Buono. Podio. Dall'ultima posizione di nuovo a podio. Ottimo. Siamo velocissimi. Verstappen a 8 secondi e 9. Mio Dio. Guarda quanto siamo più veloci e quanto ci siamo appiccicati. Mettiamo otto per proviamo a passarlo. Per la seconda posizione. Dentro su Norris, prendiamo l'esterno e poi diventa l'interno. Un po' lungo, mettiamo la terza. Mettiamo la terza per trazionare nel miglior modo possibile. Dentro. 72% di batteria, mamma mia. Sono andati a risparmio energetico praticamente sul dritto noi, eh. No, se taglio tutte le curve né arriva Verstappen né arriva a podio, ragazzi. Direi che non è la scelta giusta. Vado un po' largo così provo a uscire più forte. Usiamo la modalità a sorpasso ora, va. Che tanto Norris perderà tantissimo tempo qui. Tutta la batteria e poi recupereremo dopo nel settore 1. Ancora lungo. Bello, che sorpasso. Grazie, ingegnere. Mamma mia, improponibile ora il settore 1. Prima entravamo forti, ora siamo delle lumache. Qui il DRS è un'arma a doppio taglio. Può aiutarti tantissimo, ma ti fa perdere anche tanto. Infatti c'ho dietro Norris come un matto e Leclerc da 5 secondi. Rompiamo l'ala perché sono stupidino, ma non è un problema. Mi sono distratto a vedere la classifica. It's not a problem. Forse. No. Affrontiamo quasi l'ultima frenata. Usiamo un po' di batteria. Arriviamo fino a 30%. O anche 40, direi. Norris vuole l'interno, ma siamo ruota a ruota. Dovremmo avere noi DRS, tiriamo la terza marcia. Lasciamo gli spazio. Max Verstappen vince il Gran Premio di Jeddah, ma qui non è finita. Al DRS, ma siamo comunque noi vincitori da questo duello, buona. Seconda posizione dall'ultima posizione, praticamente, buono. Lavoro. Il team si è impegnato tanto per tutto il weekend e questa è la miglior ricompensa possibile. Ah.
Siamo partiti dalle stelle, siamo andati alle stalle e siamo ritornati alle stelle. Buono, ottimo comeback da parte di Schumi, eravamo molto veloci. Nessuno è riuscito a fermare Max Verstappen che si aggiunge. Buono. Signori, andiamo a vedere la classifica. Siamo in questo momento in sesta posizione a solo 2 punti da Max Verstappen e da Charles Leclerc e a solo 11 punti da George Russell, che non mi è sembrato molto veloce. Che circuito ci sta dopo? Ci dovrebbe essere Australia, quindi prossimo appuntamento per il round 3 Australia. Mi va più che bene, mi va più che bene ragazzi. Norris comunque terza e terza posizione, tanta roba, tanta roba. E dobbiamo vederci in Australia, che dove già dobbiamo cambiare un motore dato che sta al 43%.